Un convegno sulla sicurezza in agricoltura promosso dal Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano in occasione della 55esima edizione della Fiera Nazionale dell'Agricoltura. All'incontro hanno partecipato gli assessori regionali Dino Pepe, Agricoltura, e Silvio Paolucci, Sanità, che ha ricordato in particolare il recente accordo siglato con INAIL Abruzzo per finanziare la riabilitazione degli agricoltori che abbiano subito infortuni. Sono spese che rientrano tra quelle non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi fino ad oggi erano a carico dell'infortunato. Un momento storico che ci viene meglio descritto dal direttore INAIL Abruzzo Nicola Negri. Grazie all'INAIL che pone a proprio carico la riabilitazione, diciamo così, extra lea, quindi che è quella che è a carico dei cittadini, per i lavoratori ce l'accogliamo noi INAIL. Quindi con questo accordo da qualche giorno il lavoratore infortunato potrà andare nella struttura pubblica oppure alla struttura privata, sempre mandato dal medico INAIL, e quindi potrà riabilitarsi, e questo significa che l'INAIL si prende cura del lavoratore e della salute del lavoratore, ma poi ci saranno anche risvolti positivi anche per quanto riguarda le aziende, perché riabilitare un lavoratore significa anche accelerarne anche il ritorno al lavoro, quindi ci sarà un dimezzamento delle giornate, diciamo così, non lavorate per infortunio, e questo è un grosso passo in avanti che ammoderna questa regione. Segnaliamo un altro importante intervento di INAIL per l'agricoltura. Per la sicurezza, infatti, c'è un finanziamento per mettere in sicurezza le macchine agricole. Infatti noi abbiamo ammodernato l'anno scorso, dando dei piccoli finanziamenti a quelli che stavano in graduatoria, abbiamo finanziato dei trattori per quanto riguarda il roll bar per non farli ribaltare, oppure l'albero guardanico e altre cose. Però siamo riusciti a finanziare soltanto 300 trattori, quindi ammodernare 300 trattori. Altre 400 domande sono rimaste lì perché non avevamo fondi. Però il dato positivo è che l'INAIL, grazie a un accordo col Ministero dell'Agricoltura, ha messo in campo nel triennio 2016-2018 115 milioni di euro. Noi daremo dei fondi, diciamo così, degli incentivi a fondo perduto anche per ammodernare il parco macchine.